momenti della seconda giornata siracusana di Sua Maestà il Re Imperatore. Ricevuto dal soprintendente ai monumenti e dal presidente dell'ente provinciale per il turismo, il sovrano ha compiuto un attento sopralluogo agli importanti ruderi del castello Eurialo, la superba costruzione militare di Dionigi. Il corteo reale ha quindi raggiunto la località di Acradina Alta, dove procedono con alacre ritmo i lavori di costruzione del nuovo ospedale sanatoriale. Successivamente il re imperatore, rientrato in città, ha visitato il Pantheon dei caduti della Grande Guerra, sostandovi in raccoglimento alcuni minuti. Una grandiosa dimostrazione di popolo in piazza del Duomo richiama il sovrano al balcone del palazzo di città.